Salve a tutti, eccoci qua, un'altra partita pronta per voi, ancora su chess.com, 5 minuti più 5 secondi e vediamo, dopo il buon risultato dell'ultima partita, cosa ci riserva il destino per quest'altra. Ok, allacciamo le cinture. Ok, eccoci qua, stavolta giochiamo di bianco, quindi gambettiamo. Ok, vabbè, si va su questa classica slava e qui si infila con il gambettone. Direi prima cosa tiro fuori l'alfiere così da poter spingere in E3 senza troppe preoccupazioni. Ok, ora qui c'è il discorso che lui vuole cambiare per crearsi questa forte situazione pedonale sul lato di donna, ma ovviamente ora posso difendere, quindi nessun problema. E d'accordo, quindi fianchetta l'alfiere. Si potrebbe cominciare a dire ad arroccare. Lui arrocca, io arrocco, direi. E va bene. Ok, ora che ho mosso l'alfiere potrebbe anche decidere di cambiare, però... Sì, ok. Ora un pochino fastidiosa la situazione di questo attacco a raggi X. L'alfiere sta buttandosi un po' sul re avversario. Possono essere idee che potrebbero tenere bloccata la torre in difesa, tipo questo cavallo che salta al centro con n mila attacchi possibili, tra cui anche su F7, quindi Osho. Vuole togliermelo di mezzo, sti ignorantone. Vabbè, chi se ne frega, vai. Toglimelo pure. Vabbè, mal di poco. Ok, ha guadagnato un po' di spazio sulla ridonna, però diciamo che sviluppo è nettamente il nostro vantaggio. Ora si può cominciare ad attaccare anche su C6 con tipo la torre dietro. Questa cosa, lui vuole aprire la torre, vabbè, non è che vada da molte parti, comunque sulla colonna A. Ora se spinge anche questo pedone, i pedoni potrebbero divenire abbastanza pericolanti. C'è opzione di cavallo E4, in caso di cambio poi questo pedone rimane inchiodato. Ok, prima si premura di cominciare un po' a difendere. Vabbè, e noi si fa il piano che avevamo pensato. Cominciare a premere su C6. D'altra parte lo potrebbe anche spingere a questo punto, anche se la situazione è un po' pericolosa. Ok, prova a contrattaccare dove può, quindi sulla colonna D, di modo da spingere. Vediamo un po', questa però mi mette dietro l'alfiere. Vabbè, cominciamo a togliere l'alfiere di mezzo per aprire la colonna. Andiamo ad aumentare la pressione. Difende con l'alfiere dietro. Cosa buona e giusta. Si
si finisce d'aprire. Ok, che può fare? Perché qui se cambia sviluppo l'alfiere con attacco. Anche se per ora ha tre difese, però insomma deve mantenere tre pezzi dietro per tenere a bada il mio attacco sul pedone arretrato. Altrimenti c'è anche l'opzione di saltare qua, in C5. Che è altrettanto fastidioso per come la vedo io. Ok, questa la blocca, però c'è una difesa in meno. Come si sfrutta? Non si sfrutta, eh. Lui vorrebbe saltare qua e la cosa è molto fastidiosa. Potrebbe anche toccare di rientrare l'alfiere. Vabbè, proviamo a distrarlo con un attacco su F7. Per difendere deve rientrare di torre. Potrebbe essere interessante. Se ne frega con questa. Ok, vabbè, se mi prende qui, vabbè, io sono il primo a mangiare la torre, quindi ci dovrebbero essere problemi. Vabbè, vediamo che succede. Pongo sposti la torre. Ma dove? Qui giustamente. Non è una posizione facile. Si ritira il cavallo o si va a difendere? Vabbè, però difendiamo il pedone. Cavallo è veramente un fastidio totale, è anche un buon difensore. Vediamo se riesce a togliermi di mezzo. Non è facile togliere di mezzo sto cavallo perché comunque posso mangiare. Sia che l'attacco, cioè se l'attacca di cavallo è l'unico modo che ha. Se invece lo prende di torre, recupero di cavallo e lo salvo da F7. Sono addirittura in vantaggio di tempo, roba che non si vedeva tipo dall'era paleozoica. Ok, vabbè, abbiamo sempre due attacchi qui su C6, però ultra difeso. Questo cavallo probabile non possa rimanere qui per sempre. Opzione attaccarlo anche di donna, che può ancora difenderlo spingendo il pedone, però visto che c'è questa inchiodatura. Ok, vabbè, l'idea è quella di attaccarmi il cavallo. Ora in caso di cavallo G5 potrebbe andar male. Ora questo pedone è inchiodato, occhio. Ok, questa d'accordo, non posso prendere di pedone, però di torre sì.
pedone è sempre inclinato, quindi donna per torre, pedone, no, mette questa, no, non prende, non prende. E se ora torre per torre, ci si leva il pensiero. Ok, no, la situazione diventa un po' complicata, perché c'è dopo. Infatti dopo pedone per cavallo, direi a questo punto tra torre e alfiere salviamo la torre. E però si rimane con l'attacco del cavallo e questo cavallo ora fa un discreto sfascelo. Quindi c'è da perdere un tempo da parte del nero per difendere la torre. Si può prendere anche qui con scacco. Occhio che c'è questa minaccia, però. Vabbè, mal di poco, comunque riprendo la torre, quindi questo è un non, sembra un inchiodato questo pedone, ma in realtà non lo è. Che succede? 1:40. Vabbè, proviamo a prendere questo scacco. Dopodiché si dovrebbe avere tutto il tempo di riportare il cavallo, ad esempio in F5, eventualmente, no, vabbè, non c'è problemi, si può decidere di cambiare, fare indietro, attacca la torre, si rientra, ora questo pedone non lo prenderà mai, presumo, perché dopo F per E si apre la colonna per la mia torre e non è divertente per un re nero così esposto. Opzione c'è, ora questo cavallo mi ha veramente divertito, però anche un po' impossibile toglierlo di mezzo, visto che è difeso dall'alfiere, non ho pezzi utili per attaccarlo. Per fortuna sta finendo il tempo, questa spinta, ah sì, vuole aprire, però vabbè, non credo, cioè come fa ad attaccare in fretta, vabbè, alfiere. Volendo si può anche cambiare. Come opzione sì, ci può stare. Almeno ci si toglie questo problema. Ok. Io voglio togliermi il cavallo di mezzo, però se l'attacco di donna, poi lui può difendere di donna e continua ad attaccare sviluppando. Quindi per ora semplicemente comincia ad attaccare a raggi X. Questo allo stesso tempo difende. Questo è un problema. Non lo so, però un po' fastidioso, non posso spingere per via della casa F4. Vabbè, intanto portiamo il re via e si comincia a... Ora devo stare un attimo attento a quello che succede per gli attacchi qua, ma non è un problema per il momento. Semplicemente continuiamo ad attaccare. Si minaccia questa qui. Ok, va difeso un attimo. Il cavallo si ritira anche senza minacce. Ok, prendiamo questo pedone, si minaccia, scacco, difende,
sta guardando. No, aspetta un attimo. Aspetta un attimo. 20 secondi. Tanto scacchiamo, poi si pensa al da farsi, eh? Perché si può entrare di donna qui, è un macello, c'è poco tempo. Proviamo questa. Oi, oi. È finita così? Al solito una difesa persa d'occhio. Vabbè, c'è donna matto qui. E vabbè, perde d'occhio le difese così. Sì. Ok, punto fondamentale, ma in carenza di tempo al solito, come è capitato l'altra volta. Perso d'occhio i punti fondamentali della posizione. No? Vabbè. Ok, pazienza, è andata così. Vediamo un po' cosa avrei potuto giocare, perché qui chiaramente dal punto di vista tattico. La posizione, allora intanto si poteva anche cambiare due torri per una donna, forse, dando questo doppio. Ah no, era difesa dall'alfiere, vero? Ok, quindi perdeva materiale. Maledizione. Sì, no, avevo perso di vista anche questo attacco, quindi vabbè, qui immagino dovesse poter andare bene un doppio. Tranquillamente, da quando è che è lì? Ah, da ora. In effetti sì. Quindi l'unico modo per salvarsi da questo casino probabilmente era andare correndo F8 da parte del nero. Però comunque entro di donna, dopodiché sì, dopodiché c'è penso matto tipo un 2. Ok, vabbè, svista su svista. Diciamo che si era abbastanza in vantaggio a questo punto. Bastava non far cavolate. Qui l'attacco chiaramente c'è. Dovevo solo continuare a attaccare nel modo giusto, non con questa mossa che francamente è un po' una perdita di tempo. Vabbè, qui c'era chiaramente subito un guadagno di materiale senza problemi. Ok, vabbè, pazienza, per questo video è andata così, spero che il prossimo sia meglio anche per voi. Però, d'altra parte, il tempo è tiranno e sono stato vittima delle circostanze. Ok, al prossimo video, a presto e ciao ciao. Ah, ma aspetta un po'. Che c'era pure matto. Porca miseria, c'era matto in uno. No.